chiamo Roger, ho 57 anni e ho una protuberanza sulla spalla che a volte chiamo la mia seconda testa. Parte dalla scapola e arriva quasi fino al centro della schiena. È grossa almeno quanto due pugni. È comparsa circa una decina di anni fa. All'inizio era piccola. Ogni anno sembra quasi raddoppiare. Nel 2016 sono andato a farmi vedere da un medico per capire se poteva togliermela. All'inizio mi ha detto che non c'erano problemi. Ha fatto una piccola incisione, l'ha guardata, mi ha detto che si trattava di un lipoma e poi si è fermato. Mi ha messo un cerotto e ha detto: tranquillo, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Invece la cosa mi preoccupa. Questi pannelli li devo prendere e mettere sulla sega da banco. Sono parecchio pesanti. La protuberanza mi impedisce di fare il mio lavoro come si deve. Io costruisco pensili, lo so fare bene. Per farlo devo sollevare e tagliare questi pannelli. Questi movimenti mi provocano dolore, vere e proprie fitte lancinanti. E sento che anche il braccio si sta indebolendo. Ho tanta paura di non riuscire più a sollevare i pannelli, a tagliarli e di non riuscire più a costruire pensili. A quel punto non servirei più qui. Come va? Ciao Ron, come stai? Quanti ne hai fatti? Ne ho solo uno. Mi fa male la spalla e diventa sempre più difficile lavorare. Sinceramente non mi sembri per niente messo bene. 4 anni fa era più o meno grande così, ora è grande così. Quindi lavorare sta diventando più difficile rispetto a prima. Beh, guarda il lato positivo, non hai più bisogno di usare il cuscino. Oh, il cuscino sta crescendo uno sul collo. Anche più di uno. Lo so. No, ti prendo in giro, dai. Sì, lo so. Dico soltanto... È che cerco di non farti capire quanto mi dà fastidio questa cosa.